Raga, buongiorno, aspettate un attimo, sarà un video molto informale questo, eh? Però è un video che vale la pena ascoltare, perché è successa una cosa assurda, assurda. Aspettate che prendo un qualcosa per le mani, perché devo avere qualcosa assolutamente... No, questo è troppo imbarazzante. Devo trovare qualcosa... Boh, vabbè, farò così. No, scherzo. Allora, ragazzi, devo fare assolutamente questo video perché stamattina, cioè stamattina, 10 minuti fa, è successa questa cosa assurda, cioè assurda, ridicola e fantastica allo stesso tempo. Non ho gli screen perché porca miseria, poi capirete perché non ho gli screen. Vabbè, sostanzialmente una pagina che fa meme e crea sostanzialmente flame su youtubers e webstar eccetera eccetera, ha pubblicato, che pubblica di solito foto o post senza fare nomi, youtubers che hanno scritto libri o youtubers che parlano del nulla, ecco, hanno pubblicato la foto del mio libro con su scritto "ma questo chi è?". Ok, e ho letto alcuni commenti dove dicevano: ah sì, questo qua è un coglione, chissà chi è, spuntano come funghi youtubers che scrivono libri. Una cosa interessante era però che c'erano 5-6 commenti di questo tipo, di gente che non sapeva chi fossi, e tutta l'altra fascia di almeno altri 20-30 commenti di gente che sapeva chi ero io e chi mi conosceva, che ha avuto e che sa il mio passato, il mio percorso sia su YouTube che nel campo magico, che gli diceva: eh no, Jack è un mago, Jack ha studiato magia, in realtà è molto bravo, un illusionista. Insomma, commenti molto belli, molto positivi. Infatti vi ringrazio se state guardando questo video. E io stavo leggendo i commenti, uno aveva scritto: ma è maschio o femmina? Io gli ho scritto: io sono maschio, e tu? Altri che hanno scritto: questo qua è un coglione, mio fratello lo seguo. Io gli ho scritto: salutami tuo fratello, mando un abbraccio. Un altro aveva scritto: questo invece è un bravissimo youtuber che fa dei video editati molto bene, non mi piace la scelta che appunto abbia fatto un libro, però comunque avrà avuto qualcosa da dire. Insomma, c'erano molti più commenti di toni pacati. Infatti non avevo mai visto su quella pagina lì commenti così belli riguardanti e che appunto difendevano uno youtuber. Mai successo, infatti vi ringrazio dal profondo del cuore. E io dopo aver letto i commenti ho scritto questo commento qua che adesso vi leggerò, e ho scritto questa cosa qua perché appunto il titolo di questa foto qui era: ma questo chi è? E quindi io mi sono presentato, mi ha fatto la domanda: questo chi è? E gli rispondo io. Gli ho risposto con: ciao, mi chiamo Jack, ho 21 anni, faccio video su YouTube da 5 anni, sì, e studio magia da altrettanti. Ho studiato magia con il miglior cartomago del mondo in Spagna, Juan Tamariz, e ho disegnato 2 mazzi di carte. Ho scritto un libro che parla della storia di come la magia è entrata nella mia vita e del mio percorso al suo fianco. Faccio spettacoli in giro per l'Italia e vi consiglio di venire a vederne uno. Un abbraccio, sempre sorridente. Quel commento lì stava avendo un sacco di mi piace, e ad un certo punto la pagina, dopo il mio commento, si è riempita di commenti dove diceva: ma se non sapete chi è, invece di criticare, andatevi a vedere il suo canale perché merita, tutte queste cose qua. Quindi un sacco di commenti di gente che mi ha tra virgolette difeso, o che semplicemente ha detto la sua, ed è per questo che vi ringrazierò per sempre. E dopo 3 minuti che il post della pagina era bombardato di questa tipologia di commenti in difesa nei miei confronti, la pagina ha eliminato il post. E ho detto: ma com'è possibile? Come può essere? Vuol dire che la tua pagina la stai basando semplicemente sull'odio della gente, sul creare flame, creare odio, creare, non lo so, commenti che tutti danno contro, assieme, uniti, tutti contro uno. Questa è una cosa tristissima, ragazzi. Ma come potete fare delle robe del genere? Non vi sentite tristi? Cioè, creare roba... Va bene che ci sia uno youtuber che magari fa schifo, non dice niente, parla del nulla, scrive un libro, e vabbè, cosa devi fare? L'Italia funziona così, ci sono politici che non hanno neanche la laurea, cioè capite che molte cose in Italia non hanno assolutamente senso, ma non solo in Italia, in tutto il mondo. Però invece di metterti lì e impuntarti contro una persona che ha 15, 16, 17, 18 anni, cosa devi fare? Ha scritto un libro, va bene, affari suoi, c'è gente che lo compra, meglio per lui. Addio letteratura italiana, sta a te scegliere se leggere un libro o non leggerlo. La cosa che mi fa più tristezza tra le due, ovvero uno youtuber che scrive un libro o la gente che dà contro a youtuber che scrive un libro, è proprio il fatto che la gente si accanisca proprio pesantemente. Magari dopo è la stessa gente che dice: oh mio Dio, no, il cyberbullismo, bisogna andare contro i cyberbulli perché loro in realtà sono la rovina,
vita e poi voi siete i primi. Io non difendo assolutamente nessuna tipologia di scelta degli altri youtubers, proprio non me ne frega niente, io penso al mio cammino e il libro che ho scritto io l'ho scritto per determinati motivi. Io all'inizio, quando mi hanno fatto la proposta, ho detto no, non voglio scriverlo, però dopo ho messo le mie regole e l'ho scritto a modo mio. Sono fatto aiutare da uno scrittore professionista con le contropalle e l'abbiamo fatto come si deve. Infatti i commenti sono stati tutti, non ho visto un commento negativo che non sia stato di una persona che non abbia letto il libro. Questo perché? Perché è stato un lavoro curato e non l'abbiamo scritto in 2 mesi, ma l'abbiamo scritto in 1 anno e passa. Quindi dove vuole arrivare questo discorso mio? Che ultimamente quello che vedo io su internet e anche nei commenti e anche nei post riferiti a youtubers, riferiti a ogni tipologia di persona, c'è sempre dell'odio. E vi spiego, secondo me, perché. Perché è molto più facile odiare che cercare di voler bene nonostante i problemi, nonostante i difetti, nonostante le scelte fatte. E visto dal mio punto di vista è stata una cosa fenomenale, perché contro di me non ci sono tante persone. Perché? Perché io non vado contro nessuno. Se c'è qualcuno che è contro di me sono i classici maghi che dicono: oh mio Dio, no, i tutorial. Ma ormai abbiamo già capito il motivo del perché ci sono i tutorial. E se una persona vuole imparare la magia si trova subito il mio video e dice: ah ok, voglio imparare la magia nel modo corretto, vedo sto video qua, e subito dentro nel video la prima cosa che dico è: comprate i libri per studiare, ve li metto tutti in descrizione. C'è molta più probabilità che un ragazzo che vuole imparare compri direttamente il libro invece che farsi il giro di YouTube e vedersi i tutorial fatti male. Anche perché dai tutorial fatti male non imparate assolutamente niente. Quindi oltre a questa tipologia di persone ci sono, vabbè, i classici ragazzi, cosa di fare, non si può piacere a tutti. Però sul mio canale non è che c'è gente che si accanisce, ce ne sono pochi, però anche quelli lì dopo un po' scompaiono, la gente va via, la gente percepisce che portano semplicemente, che portano tanto odio, ed è brutto essere, ed è brutto avere l'odio dentro, è una roba brutta. Però la cosa che mi ha stupito veramente tanto, e che vi dico la verità non mi sarei mai aspettato, è questa proprio difesa, è stata proprio questa difesa nei miei confronti, di gente che proprio diceva: no, lui è bravo, lui ha studiato invece di parlare, bla bla bla. Questa è una cosa che mi ha fatto enormemente piacere questa mattina, e infatti dopo aver letto il post sono veramente di ottimo umore, vi ringrazio, e sono molto fiero del lavoro che stiamo facendo assieme, di creare appunto questa famiglia, di questa famiglia magica, e di continuare su questa linea d'onda, perché può portare soltanto che in positivo. Noi non cresciamo così e poi andiamo subito giù, ma noi cresciamo così piano piano, poi arriverà il punto in cui cadremo un po', però dopo torniamo su perché c'è la base, e arriveremo ovviamente in un punto lontano, 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 dove andrà giù. E questo io lo so. Infatti Jack Noble non è che durerà per sempre, non sono Gianni Morandi. Però quello che conta è che siamo qui adesso, che ci stiamo divertendo, che stiamo imparando un sacco di roba. E la legge degli spagnoli è che se io so una cosa e 10 non la sanno, però altri 10 sanno altre 10 cose diverse, in 11 persone sappiamo 11 cose diverse fatte bene, perché appunto si condividono le idee. E io sono fatto così. Quindi questo video è stato fatto esclusivamente solo per ringraziarvi di cuore e per dirvi semplicemente di continuare così, perché si sta bene, punto. Non c'è niente da fare, anche agli eventi si sta veramente bene, siete molto educati, vi mettete in fila, non c'è l'ammasso. So che è figo vedere tutti quanti in gioco di magia, anche se non si riesce a vedere, però sapete anche che io sto lì fino a quando non rischio di morire pur di accontentare tutti quanti. Quindi sono molto contento, a distanza di 5 anni l'ho proprio realizzato questa mattina, di avere del pubblico intelligente che sa apprezzare le cose, che non odia a caso e soprattutto che si rispetta, perché è la cosa più bella in assoluto, è vedere anche tra i commenti di voi che vi aiutate, che vi consigliate le cose, che vi dite su che libro studiare, che vi fate i gruppi, che fate i gruppi WhatsApp e che vi aiutate tra di voi. Questa è una cosa fantastica. E se io sono il mezzo per il quale voi conoscete la magia, perché tutto fa tutto la magia, non faccio nulla io sono soltanto il mezzo per il quale voi conoscete la magia, se la magia la state scoprendo attraverso il mio canale, io sono molto fiero e molto felice di avervi come iscritti. Poi ovviamente ci saranno sempre i classici che fanno i gruppi WhatsApp soltanto per accrescere popolarità al loro Instagram, alla loro bla bla bla, ma quello non me ne frega niente perché la gente dopo un po' se ne accorge. Però questa è una cosa X. Guardate che cosa ho qui, ho un jolly del White Flowerino, ok? E sono molto felice anche di questo nuovo traguardo. Uscirà il 20 settembre, io adesso sto in questo preciso istante editando il trailer. Spero che questo video non vi abbia annoiato, perché non lo so, mi sentivo di farlo, ok? Grazie mille di cuore per aver visto il video. Vi faccio vedere l'ultimo mandala che ho disegnato, che si chiama, tra l'altro, interessante questa cosa, non l'ho fatto apposta, vi giuro, si chiama "È tutto così com'è". Infatti tutto ciò che vedete, tutto ciò che viviamo è tutto così com'è, bisogna semplicemente accettarlo e goderselo al massimo. Grazie mille per aver ascoltato, noi ci vediamo domani con la compilation. Ciao ragazzi!